Dopo oltre 3 anni di gestione commissariale è iniziato ufficialmente domenica il nuovo corso della Casa Divina Provvidenza. Il gruppo foggiano Universo Salute entra nella cabina di comando dell'ente ecclesiastico fondato da Don Pasquale Uva nel 1922. A Biceglie il passaggio di consegne viene suggellato da una celebrazione solenne officiata nella Basilica di San Giuseppe da Monsignor Vincenzo Pisanello, vescovo di Oria e reggente la diocesi di Barletta-Trani-Biceglie. Lo stato di crisi che sembrava irreversibile della Casa Divina Provvidenza sembra oggi un lontano ricordo. Il commissario straordinario Bartolo Cozzoli aveva ereditato la gestione di una struttura finita al centro di inchieste giudiziarie, sommersa da 642 milioni di euro di debiti, con oltre 500 dipendenti in mobilità e quasi 3.000 creditori. Con il salvataggio dei 1.500 posti di lavoro a rischio viene scritta la pagina più importante dell'operazione di recupero della Casa Divina Provvidenza. L'opera di Don Pasquale Uva è salva e noi continueremo a fare tesoro dei suoi insegnamenti, ha dichiarato l'amministratore delegato di Universo Salute Paolo Telesforo. Un nuovo inizio, ma sempre sulla scia di quelli che sono gli insegnamenti di Don Pasquale Uva. Io ho trovato conforto, forza, proprio leggendo tutta la sua vita. La sua vita è una immagine meravigliosa. Le cose che più mi sono rimaste nel cuore sono che lui considerava tutta la vita un sogno e ha lavorato sempre per realizzare i suoi sogni. Noi vogliamo continuare su questa strada. Per il presidente del Consiglio d'amministrazione di Universo Salute Michele D'Alba, la priorità nella nuova stagione del Don Uva sarà il miglioramento delle cure sanitarie e dell'assistenza ai pazienti. L'inizio è stato bellissimo, speriamo di continuare e dare tutto quello che è possibile per migliorare, innanzitutto per i malati, perché hanno bisogno delle cure, hanno bisogno di tutto l'affetto di tutti i dipendenti. Noi cercheremo di stargli molto vicino e cercheremo di migliorare il più possibile, perché debba diventare l'opera Don Uva un gioiellino della Puglia e che se ne debba parlare anche nelle altre regioni.